Alzo il mio volume, sì, ok. Cambio schermo, non questa, sì, questa. Bene, direi che ci siamo. Sarà il mio quarto streaming, ma resto comunque molto emozionato. Saluto tutta la gente che mi sta guardando adesso, non che... cioè, pochi ma buoni, sì, dai, e poi... che siano pochi o tanti, mi diverto lo stesso. Allora, l'altra volta eravamo rimasti su Nocturne. Beh, sì, siamo sempre su Nocturne. Non so se avete visto gli altri episodi, ma adesso stiamo cercando di superare un dungeon che era però abbastanza difficile. Ok, la voce funziona e ne sono contento. Allora, prima di tornare nel dungeon vorrei prima fare qualche acquisto, visto che ci mancavano oggetti curativi. Il negozio era qui da qualche parte, questo sì. No, quello dopo. Ah sì, c'è la mia voce che va in background, scusate un secondo. Ok, dicevo, ci sono. Dov'era il negozio? Ah, è qui davanti. L'ho perso. Devo ancora capire i tasti del XP. Allora, qui possiamo vedere un bel po' di robe curative. Abbiamo una vasta gamma di scelta. Da notare la differenza tra le erbe e le pozioni. Le pozioni costano di più, ma curano istantaneamente, mentre le erbe rigenerano nel tempo. Direi che ognuno ha i suoi lati positivi e negativi. Prendo un po' di tutto, i soldi ce li ho, insomma. In particolare le pozioni, che sono importanti. Cavolo, quanto costano queste gialle? Queste in particolare, cioè... c'è il massimo 9 di tutto. Tipo pocket quest. Va bene, allora prendo quelle cose più importanti, anche perché non ci riesco coi soldi. Sì. Ok, direi che basta. Un attimo, prendo anche robe per... gli status, non si sa mai. Ok, ci sono. E come seconda cosa invece vorrei imparare delle abilità. In particolare mi hanno detto che il boss è vulnerabile al tipo elettro. Dove si impara? Qui. Impara skill. E qui ci sono tutte le skill. Queste sono le principali, queste sono le magie secondarie, quel che ho capito. Ho imparato fulmine, ma sono salito di livello. Si sale di livello imparando tecniche. Sono salito di nuovo di livello. Ecco perché prima era difficile. Non imparavo le tecniche. Va bene. Vediamo se c'è qualche altra tecnica prima di questa. Tipo rigenerazione. Sembra interessante. Livello 8. Sembra facile salire di livello. E meditazione. Rigenera punti magia. Ho annullato. Cavolo, allora il gioco è più facile di quanto credevo. E un'altra cosa, il famiglio. Evoco qualcuno, li ho curati tutti, no? Lo scorpione mi sembra forte. Sa, gli diamo qualche tecnica tipo... aumenta l'evasione, così mi dura di più. No, lui attacca principalmente. Va bene. Perché lo annullo sempre... un secondo, ho sbagliato. Questo è X, che non ho ancora capito cosa fa, ma va bene. Evoco ancora uno in velocità. Ecco qui, adesso tre famiglie più uno di scorta. E devo capire come si switcha famiglia nel corso della battaglia. Allora, possiamo andare anche a queste tre zone, ma non possiamo proprio andare, tipo la Valle Teywatz, le rovine Kenaz e il Lago Lake. No, Lago Laguz. Non posso ancora andarci, ma ci andrò a breve, credo. Mi pare era questa la zona. Discrimina. Aspettate, volume un po' alto. Ok. Com'è il volume laggiù? Direi che sia a posto. Alzo un pochino il volume del gioco. E ci sono. Possiamo entrare, sì. Perché ci sono due... Oh,
che bello quando si entra direttamente nel dungeon. Ma giusto una cosa, mi è stato anche detto che al villaggio c'è in velocità un oggetto importante. Ci faccio subito, un minuto e torno subito. Cioè, torno subito nel dungeon. Tipo questa è la locanda che non siamo mai entrati. Questa sembra una persona importante. Una fortune teller. Dice che sente l'atmosfera della zona e sente l'aura, eccetera, eccetera. Potrebbe essere l'aura di un vampiro. Perché c'è un'aura così tesa in questo piccolo villaggio? Ma sta cercando di capire se può aiutare a difendere il villaggio. E ci paga, sì, allora difendo tutto. Ho ottenuto Lacrima e il libro dei 5 anelli. Lacrima è abile a tenere memorie. E il libro resetta le mie abilità. Interessante. Oh, non ho letto. Con Lacrima posso salvare nel dungeon. Questo è interessante. Solo 3 volte. E si ripristina salvando, chiaro. No, si ripristina coi cristalli. C'è un mago con il capello blu seduto qui. Un altro è uno spadaccino che parla, che cammina qui fuori. E il terzo è un guerriero del negozio di armi. Potrei chiedere a loro dei consigli, chiaro. Perfetto. Quindi abbiamo anche dei consigli in giro. Li vedrò con calma in futuro. Adesso entriamo dritti nell'azione. Collina delle croci. Cross, sì. Vediamo, sì. Con D si sparava il vento, anche se adesso non serve molto. Attacca! No, purtroppo non gli fa niente, ma... Dai, una battaglia giusto per riprendere la mano. Aia. E muoiono subito, no. Ehi, calmati. Non mi fa niente tanto. Ah, le battaglie sono sempre ben dinamiche. Scusa, grazie. Per curiosità, posso colpire questo? No, ci speravo. Allora. Questo, sì. Questo è quello che ho visto in un gioco di Ryoku. Questo demone con gli anelli. Vabbè, sfidiamolo! E cosa è successo? Ah, posso fare Moon Petal Dance. 16 colpi, cavolo. Questo me lo tengo per il boss. Altro che battaglia normale. E questo sembra impotente. Ma sì, Dark Slashes. Cavolo, è fortissimo lo scorpione. Mentre Dark Slashes è poco efficace, già. Pah, fuori. Non è morto. Un attimo, eh. Oh, benissimo. No, questo scorpione è troppo overpower. Avrà un potere d'attacco altissimo, ma forse avrà poca difesa. Come si va laggiù? Vabbè. Sì, si può passare. Un altro cristallo, sì. Qui c'è qualcosa. Oh, sì, lo sapevo, un passaggio segreto. Quante vibrazioni in pochissimi secondi. Però datevi una calmata, eh. Non è che la porta di prima si sarà aperta? O sarà apparso un ponte? Non lo saprò mai. Mi pare di aver intravisto un ponte, però. Oh, cos'è, quei coniglietti rosa fanno male? Non me l'aspettavo. Un po' mi spiace far fuori questi coniglietti. Sapevo, gli è apparso un ponte, yeah. E questo cos'è? Forse bisogna colpirlo? Boh, che ne so. Cresta esagramma, un attimo che vedo cosa fa.
che è sempre interessante. Non posso metterla? No, lo tolgo un attimo. No, non posso usarla. Sarà per la tipa che si chiamava Luna. Era Luna, sì. Non l'ho visto questo. Quanta gente, però, calma. C'è una mossa che colpisce tutti? No, mi pare di no. Mi sa che attaccherò normalmente. Questo è resistente agli attacchi. No, lo scorpione è pericolosissimo, devo farlo fuori subito. Anche quelli scherza. No, che colpo di grazia mi hanno fatto. Tanto via scorpione. E poi mi pare c'era esatto. Ranghi. Rango. O formazione era. Come si cambia? Non mi ricordo. Non so come si cambia famiglio. No, così. No, sicuro. No, aspetta, sì, ho cambiato. Oh, bellissimo. Non ho capito bene, ma vabbè, va bene. C'è un tipo in più. No, adesso. Ah, ok, mi sono perso un attimo nel menu. Capita sempre di perdersi nel menu. Tranne nei giochi semplici. O i giochi che usano tutti lo stesso. No, mi è morto il tipo di nuovo. Aia, facciamo malissimo questo. Sono pericolosucci questi coniglietti rosa, eh. No, non vorrei dire. Ah, qual è il modo per curarsi? O curare i famiglio? Perché adesso c'è. Intanto evoco qualche famiglio o mi trovo solo. No, c'è il coniglietto! E vai! Adesso spacco io il culo alla gente, ecco, sì. E questo? Un unicorno. Chiaro, sì. Allora, no, no, tu non ti voglio. Il cristallo qui. Curava i famigli, no? Non lo saprò mai. Era quello di prima, qui mi pare. Questo cura i famigli, sicuro. Sì, ok. Benissimo, i famigli sono di nuovo in famiglia. Sono curioso di. No, no, te non ti voglio. È sigillato. Sì, metti un baule in piena vista e lo sigilli. Grazie. Questo. No, c'ha lo scudo. Di qui? Dai, come si colpisce? Ah, che seccatura. No, mi è parso davanti. No, il mio coniglietto rosa. Allora, usare qualche tecnica per non finire come prima. Ah, slashes! Pa, pa. Non è morto. Va bene. Oh, colpisce tutti questo. Bello. Non gli fa male, ma li acceca. Questa è la mossa che mi ha fatto fuori prima. Usiamola sul questo. No, me l'hanno fatto fuori. Allora, evochiamo qualcun altro che devo ripassare come si fa. Tipo era così, ecco, più o meno. Attacchiamo il tipo che mi sembra pericoloso. Come si mira? Ok. Non è morto. Doppio miss. Allora, vediamo questo cosa fa. Cura sembra. Vai, l'unicorn non poteva non curare, dai. Era quasi ovvio. 3. E mi sa che quello è dedito alle magie. E muori. Sono pericolose queste anatre. Questo mi sa che ha poco attacco però. No, abbastanza decente rispetto a quell'altro, ecco. Allora, tu devi sempre andare con mosse magiche. Oh, calma, fate male. Tu prova a curare sempre lui. Sa,
Azza! Finito! Sì, premendo i tasti LR o QV si cambia strumento, ma non, ho solo l'occarina, quindi non posso fare niente. Oh, che forte! Lo status rigenerazione mi dura anche dopo la battaglia. Mi sa che dura tot turni, non tot una battaglia e basta. Quindi, beh, è il momento di curare l'altra gente. No, ho sbagliato, ok, questa. Vai, è una mossa in... No, il coniglio sta preparando la croce sacra, devo farlo fuori subito. E quando dico subito intendo... adesso. Ah, salvo. Allora, mi sembra che il buio è super efficace su questi coniglietti rosa. E anche tanto. Di nuovo è preoccupante questo qua. Vero, fallo fuori subito. E devo curare anche te stesso. Oh, quanto male fa! Cavolo! Non fatelo fuori, che mi serve, eh? Oh! No? Va bene che era poco efficace! Fiu! Vai! Oh, che forte era questa mossa! E muori! Non morirmi adesso, eh? Ok, ok. Ok, per tre. Oh, oh, questo... Ormai confondo troppi colori, non capisco cosa fa un cristallo, cosa fa un altro cristallo. Non lo so. Non so se mi ha curato anche i famiglia, però. Per sicurezza uso una roba per curare. Che forte animazione della cura. Non è... Aspetta, sbaglio? Provo a usare la cosa che salva. Tipo era... Lacrima, sì. Ok, ho salvato. Ho ancora due utilizzi. Scorpione, sparisci. Sparisci. L'hai voluto tu, vabbè. Davvero, l'hai voluto tu. Cavolo, è affollato qui in giro. Vai, vediamo se riesco a ceccarli tutti. Wow! Cavolo, parto già avvantaggiato con acceccamento totale. Scorpione marrone. Cavolo, questa mossa fa male a tutti. Ma prima fare bene a fare fuori il coniglietto rosa, che abbiamo imparato che è il più preoccupante di tutti. L'unicorno. Di nuovo. È rimasto con pochissima vita. Vabbè, che non può farmi niente ormai. Lui. Vero, lui è resistente. Ho finito le punti magia, ovviamente. Aia, 34 di danno. Così va bene. Meglio evocare un quarto famiglio che non si sa mai. Sì. Questo. Schivata, che fa sempre comodo. X, non capirò mai cosa vuol dire, ma va bene. Sembra che gli aumenti di poco la vita. E già che ci sono, curerei un pochino anche la gente. Sono utilissime le pozioni, davvero. Un secondo. Dovevo grattarmi il naso, non educato davanti alla telecamera.
Mi sa che siamo davanti a un boss, non posso farci niente. Allora, due cose, tre, quattro cose. Cos'è sta sfera, cos'è sto muro, cos'è quel cristallo, cos'è quel falco colorato che sembra un Pokémon, pari a un Fezzant. Allora, vediamo le cose con calma. Sfera. Vento del mana gira attorno a qui. Sembra che puoi teletrasportarti all'ingresso. Nah, c'è il boss e balliamo, insomma. Credo sia un momento per salvare, insomma. Lacrima, noi. Perfetto. Seconda cosa, sto muro, cos'è? Un muro magico nella via. Distruggilo con la tua volo. No, che forte. Sembra devo utilizzare delle robe qui per distruggere i muri. Allora, distruggiamolo. Vai. Non c'ho abbastanza volontà. Cosa mi manca? La 600 esperienza. Mi sa che se non faccio fuori abbastanza mostri non posso continuare, capito. Oh, questa mossa è troppo overpower. Non mancati due, dovrei rimediare. Ah, beccati questo. Oh, è già morto, vabbè. Meglio sempre fare fuori quelli che non sono accecati, perché gli altri ormai sono già morti. Anche lui ha finito i punti magia, resta ed è completamente inutile, quindi. Posso equipaggiarlo da qui? Va bene, va bene. Non mi sembra utile adesso. Aia, ma è accecato, va bene che... Cosa ci avete con la Fallen Shadow, ditemi. Allora, devi fare fuori lo scorpione che è pericolosuccio. Anche se è accecato. E questi dovrei farli fuori adesso. Dovrei. Ok, vinto. 53 esperienza. Non manca troppo per 600, dai. Anche se cambierei famiglio. Che adesso la Fallen Shadow non mi serve troppo. Ok, spostiamo i ranghi. Nemici, dove sono i nemici? Qui ne ho visto uno prima. Eccolo qui, fermati. Non me la fai. Allora, prima cosa, fare fuori il coniglietto rosa. Poi l'orso che attacca brutalmente. Attacca il tipo. Oh cavolo, fa male. Meno uno, meno due. Sì. Meno... meno due e un terzo. Oh, c'è gente! Ciao Alessio signorino, ciao Testament, ciao N81, chiunque tu sia. Vi saluto adesso. Ciao! La chat finalmente si vede, sono contento. Sono contento che c'è gente a vedermi, che bello. Quanta esperienza c'ho? Ne ho 4-5-3. Per chi fosse venuto adesso, riassumo che devo andare a sconfiggere il boss e per sconfiggerlo devo usare 600 punti esperienza. È un concetto un po' strano, ma è interessante. Cavolo, c'è la gente più disparata qui. Allora, prima i Dark Slashes sullo scorpione che fa un casino di male. Non c'è ancora la mossa pronta e l'attacca... questo che fa anche quello male. Con gli attacchi magici. Aia. Tu prova a usare la magia? No, serve il punto. Serve il mana, serve il mana. Tu curi, tu curi. Attacca il tipo. Quello è morto, benissimo. Ok, penso questo, il prossimo perché è pericoloso. Ciao. L'unicorno ha poca vita e non va bene. Ok. Ok. No, mi ha fatto fuori l'unicorno. Cos'è questo doppio mancato? Non è che mi ha accecato pure a me. Oh, vinto. Siamo a... manca un po' di esperienza. E devo creare un famiglio.
mi confondo sempre in questo menu. Allora si fa così, così. Lo scorpione che fa sempre male. Ah, it slashes. Sì, va benissimo. Va bene, sì. O no, l'ho messo. Perché annullo sempre i famiglio. Questi menu, cavolo. Qui. 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 Ci voleva troppo, eh. Mostri respawnate che devo guadagnare esperienza. Su, dai. Non vi voglio uccidere. David Vanni vuole bannare tutti. No, mi spiace, no, qui non puoi. Ciao Testament di nuovo. Mi hai salutato perché ti ho salutato io, insomma. Sì, mi pare normale. Posso sfidarlo? Cavolo. Questo gioco non ha i bug dei layer diversi, peccato. O per fortuna, ecco, dipende dal punto di vista. Qui c'era, ecco, un nemico non sfidato. Allora, non posso fare niente. Allora, attacchiamo. Dovrei farlo fuori di un colpo. La scorpione è troppo overpower, si sa. Mentre quello pare resistente. Pa, martigliate in faccia. Cavolo, lo scorpione è davvero troppo forte. Tranne per le magie, è molto vulnerabile, ma è un dettaglio. Ah sì, un altro. Mi sembra che un altro difetto sia. È che è lento. Ma non posso farci niente. Pium pium pium. Quanta esperienza c'ho? Me ne manca 4. Bello. Nemici? Scorpione. Ho detto scorpione. Cavolo. Devo farli fuori subito allora, mi sa. Mossa speciale, dai. Ok, 2 in meno. Dovrei vincere? Sì. Me la sono vista brutta. Torno ad un secondo indietro per curare i famiglio. Perché me li cura i famiglio, no? No. No. Un giorno dovrei ripassare cosa servono tutti questi cristalli che non ci ho capito un H. Ma per sicurezza interagisco con tutti, sì. NN81. Certo che il gioco è bello, i zoom sono fighi, insomma il gioco è fatto molto in maniera dinamica e tutte le transizioni sono fatte benissimo. E anche bene. Allora, dicevo, ho l'esperienza, adesso... Oh, mi sono curato, che bello, chissà cosa ho toccato. Distruggi con la mia volontà! Ho perso il mana. Non è che posso tornare indietro a ripristinarlo? Un secondo, pare che questo cristallo mi abbia ripristinato vita o mana. Vita. Senti, non ho voglia di tornare indietro a ricaricare anche il mana. Anzi sì, è un boss, insomma, ci metto 20 secondi. Era qui. Questo ripristina il mana. Adesso mi pare di aver capito tutto. Uno ripristina i famiglio morti, uno ripristina la vita e l'altro il mana. Credo. Credo. Ormai troppo confusionario. L'unica cosa che... No, anche... Vabbè, sì, è una buona idea, peccato che non l'ho capita bene. Allora, che dire. Devo prima cambiare squadra, però. O va bene così? Mi sa che va bene così. Sì. Sì. Un secondo, guardo se posso imparare qualcosa. Perché credo sia una battaglia decentemente impegnativa. Mi sa che sono a posto. Adesso! Devo premere il tasto di interazione. È una cosa importante, quindi facciamolo con saggezza. A noi! Che forte! Oh, è preoccupante questo.
alzo un pochino il volume perché non voglio perdermi la musica. Ditemi se non sentite, ditemi se non sentite la musica, perché qui l'atmosfera si fa bruciante, incandescente. Sento del mana forte venire da questo mostro. Presumo sia guardiano del cuore, eh? No, comunque la musica è lo stesso alta. Ok. Pronti per la battaglia? Sì. Chi mai andrebbe così lontano? E perché? Da quel che ricordo, stiamo distruggendo i sigilli per... perché non mi ricordo. Allora, tu non hai mossa carica e attacca. Tu prova con Air Slashes, che fa abbastanza male, sì. Non facevo neanche tanto male. Allora, proviamo con... Thunder Strike. Questo mi ha detto che è molto, fa molto male. Oh, che bello. Come insegna Pokémon, elettricità è super efficace sul volante. Ma l'attacco fisico dello scorpione non ha rivali. Allora, cambiare un attimo il tipo qui. Ok, perché voglio provare a usare le sue magie. Certo, signorino che ha... Alessio, signorino che ha fluidità. Apprezzo un casino questa battaglia. Sono fatte benissimo. Allora, usare anche questa. Zah, fa male. E la musica sicuramente aiuta. Proviamo a cercarlo. Sì, adesso vediamo cosa può farmi. Chi diamine ha evocato? Cuore rosso. Nah, no, me ne frego di meno. O forse dovrei farlo. In effetti, proviamo a fare una magia oscura su di lui. Intanto, vai, Thunder Strike, che fa male. Voglio vedere se lo scorpione lo fa fuori subito. Oh, l'ha fatto fuori subito, bellissimo. È una cosa bellissima. Che la mossa oscurità l'ho tirato verso di noi. È rimasto fermo e io l'ho colpito con la mossa elettrica. È una F, è fortissima sta roba. Poi c'è anche la mossa Ram dell'orso di prima che spingeva il nemico indietro. Cosa sono questi cosi, questi cuori elementali? Non ho capito. Devo provare assolutamente questa. No, è bellissima. Sembra quasi una limit. Una mossa Exceed che si carica col tempo, no? Allora, vediamo qui. Lo scorpione farà fuori il cuore. Ancora, basta. Allora, Thunder Strike. Ormai butto giù pesante sul boss. Tu vai subito fuori questo. Quanti cuori sono arrivati? Allora, la cosa si fa preoccupante. Vai, accercali di nuovo. Tutti e tre, sei un grande. Allora, di nuovo. Questo non fa neanche troppo male, eh? Allora. Air Slashes, ci provo su... sempre lui, sì. Sento che sono vicino. Li ha curati. Dovrei assolutamente fare fuori questi dietro. Oh, calma. Va bene che non fa molto male, però colpisce tutti lo stesso. Coda velenosa. No, prima devo fare fuori questi tipi che curano. Oh, è uno in meno, sì. Ma erano due o uno solo, che non l'ho capito. Va bene, va bene. Non c'ho mana, quindi devo attaccare. Aia. Tengo un po' di mana per fare la mossa elettro super efficace. Proviamo questa. Sì, decentemente male. Oh cavolo, me l'ha fatto fuori subito. Meno male che non me l'ha attaccato prima. Allora, evochiamo. Allora, i comandi erano Rank e Black Beast. Vai. E siamo in tre. Allora, ho 10 punti mana e Thunder Strike. Vai. Sono vicino. Allora, dovrebbe curarsi con la pozione. No, no, non la. Questa, sì. Prendi questo, gratis. E attacca.
Aia, ce l'hai con lui. Non ha ancora la mossa pronta, quindi attacca. Non c'è una mossa che ripristinava punti di magia? O era passiva? Non mi ricordo. Vabbè, attacca. Darkstroke! Vai, accecalo di nuovo. Stavolta però l'ha mancato. Adesso faccio 6 punti di magia, ancora 2 turni, gli tiro la mossa elettrica. Lui non c'ha più mana, quindi diventa inutile. No, c'è altra gente. Ancora un turno, intanto proviamo questa. Sì, sono scappati. Funziona. C'era una mossa e occhio scuro, roba simile, che faceva scappare molti nemici. E funziona contro i boss, è fortissima sta roba. Aia, 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 aia. Allora, ancora 2 punti mana. Intanto uso questo per curare il tipo. Anche se essa non può aiutarmi, è sempre una persona in più. Aia, aia, aia. E lui non deve morirmi assolutamente, quindi butto anche la pozione gialla, che è più potente. E costosa anche. Proviamo di nuovo a cercarlo. No, non ha funzionato. Dovrei curarmi. Sì. Proviamo questo. Rigenera col tempo, ma fa il suo dovere, immagino. Vai. Volta buona, la volta buona. Quasi. Allora, cos'è successo? Ho fatto un attacco normale. Mi è rimasto con 1 di vita. Sì, è una fortuna. Allora, dagli una pozione e cerca di fare in modo che non muoia. E per sicurezza ti rigeneri anche. Sono vicino, sono vicino. Oh, c'è la mossa. Io c'ho la mossa. Allora, Ice. Sì, sì, Ice Slashes. Tu, Darkstroke, che lo accechi stavolta, dai. Sì. Ram è pronto? Sì, è pronto. Carica la Ram. Ha un po' la Ram piena, ma fa danno lo stesso. Ancora 2 punti di mana e c'è la mossa forte, bello. Si rigenera, mi spiace. E rigenererei anche Reviel. Così non devo curarlo nel tempo. Thunderstrike! E tu attacca. L'atmosfera. Il mana si sta stirando. Stirando. Stirring. Stirring up. Diventando stimolante. Il mana sta diventando stimolante. Qualcosa di grosso sta arrivando. Ogni tanto i nemici rilasceranno delle magie ultimate. Come se non bastasse, no? Puoi dire che è imminente quando la magia di un nemico si carica più a lungo di quello che dovrebbe essere. È preoccupante. Inoltre, difendendoti dagli attacchi nemici, riceverai un terzo del danno che dovresti ricevere senza difenderti. Quindi, dovrebbe essere buona cosa difendersi nelle situazioni in cui non sei in grado di curarti in tempo. Ma se ti difendi troppo spesso, le difese si rompono, sì, ha senso. Quindi difenditi al punto giusto. Chiaro, ma non sta ancora caricando la magia, quindi dovrei essere a posto. Adesso la sta caricando, ma aspettiamo ancora un pochino. O forse devo difendermi adesso. Meglio difendersi, Sì, non mi sono difeso. Che cavolo è sta mossa? Va bene che sono ancora vivo, ma ha fatto male. Ha fatto molto male. E non è ancora morto.
Allora, io mi curerei seriamente. Meglio sempre ogni tanto, cioè meglio usare rigenerazione, che è sempre utile. Ok, ci sono. Mi chiedo se c'è un oggetto per ripristinare mana. No, non c'è, peccato. Va bene, attacchiamo normalmente allora. Aia. Darkstroke! E ha cercato anche lui, bello. Ancora 2 punti mana e gli faccio la mossa elettrica. Oh, oh, mosse caricate. Ma prima... No, meglio questa. Ice Lashes! E tu... No, non l'hai caricata. E dai, vuoi morire? Vai! Thunder Strike! E tu, Ram? Ho vinto! Sì! E ho preso 600 esperienza. L'esperienza che prima il boss si è fregato. A me non la fai. Ho ottenuto anello oscuro. Bellissimo. Sigillo distrutto. Il cuore del sigillo è stato distrutto. Il mana di Reviel aumenta. Che con mana non credo intendano punti magia. Adesso puoi imparare il livello maggiore di tecniche occhio. La tecnica occhio era quella di prima che ha mandato via i nemici, mi pare. Uno fuori, 3 rimasti. Oh, bene così. Un secondo, è che la tecnica occhio di cui parlava è questa, esatto. Oh, che forte, una balena e una... No. Una cieca i nemici. E l'accecamento qui fa molto male, quindi vai. E questo li lega, sì, li uccide sul colpo ancora un po'. Queste che sono? Ah, sì, sono passive. Molto interessanti, devo dire. Ma io imparerei qualche tecnica anche fisica che non costa punti magia. Questa? Ok. Ma credo l'ho potenziata. Ice Lashes, High Blast e Ray Wings. Allora, questo è una catena di raggi che interrompono la magia di un nemico. Interessante. Questo è interessante. Vai. E sono livello 10 adesso. Bello. Attivato, vabbè. Che ha fatto? Un attimo, sono curioso di vedere cosa ha fatto quel cristallo che... Per me ha desigillato il baule di prima. Allora, e poi... NN81 mi aveva consigliato di salvare, ma... Purtroppo avevo già cominciato prima di leggerlo. Salvo adesso, già che ci sono. Ma comunque, per fortuna, questo gioco non è sadico, quindi se muori torni all'ingresso del dungeon con 1 di vita. Non è eccessivamente sadico, ecco. Vediamo se qui è aperto. No. Voglio vedere se sono un cecchino provetto. Sì! Lo sapevo. Ho ottenuto delle ricette per alchimia. Che non si nega mai. Ultima cosa, vorrei sapere come si va lassù, ma vabbè. Non mi faccio troppe domande. No, niente. No, 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 basta sfide. Per adesso possiamo tornare a casa. Torna all'ingresso, sì! Ave Ryoku, ciao Ryoku! Oh, ciao, c'è di nuovo Luna! Ah, Mr. Reviel, dove sei andato?
Ah, non preoccuparti, giusto una passeggiatina tranquillante nella grotta assieme alle aquile e altra gente. Niente di che, non preoccuparti. Perché è diventato tutto arancione? Da qualche parte. La risposta più generica che esista. Dove sei andato oggi? Da qualche parte. Grazie, Raviel, proprio sociale oggi. Che ti importa dove vada, comunque? Ah, no, ma... Dai, vogliamo il bacio alla fine del gioco, lo sappiamo, lo sappiamo. Questa è la tomba del mio mentore in medicina. Ti ho detto prima quanto mio corpo era debole nel passato, vero? Beh, questo dottore rispettabile che è venuto a curarmi era il mio mentore. Mio mentore, il mio insegnante. Era una persona lively, vivente, vivente, lively, vabbè, che non faceva come, non si comportava come una signora dovrebbe, ovvero, lei adorava bere e tendeva a creare dei rucus. Cos'è un rucus? Rucus. Putiferio. Creava dei putiferi al bar del villaggio. Ma che tipo era? Ma anche, nonostante questo, era una persona molto gentile. Lei aveva, dopo tutto, aiutato me moltissime volte. Ed è per questo, è a casa sua. Che voglio essere come lei e perseguire la carriera di dottore, di dottoressa. Gli abitanti dovrebbero probabilmente ridere a me se gli dicessi questo, però. L'ultima volta che volevano era un ubriaco come lei. No. L'ultima cosa che vorrebbero sarebbe un'ubriacona come lei. Ok, sì. Hanno anche ragione. Beh, dovrei tornare a casa. È buona cosa che ci sei anche tu qui, comunque. Io stavo, aspettando per te. Stalker, stalker. Mister Roche ha qualcosa da fare, quindi è andato via per primo. Let's go! Non ti piace stare in compagnia, Reve, lo sappiamo, ma apri un po' il tuo cuore, dai! Niente, le tombe non c'hanno niente. Per fortuna, aggiungerei. Oh, è passata già 40 minuti. Non mi stupirò mai di questa casa. No, davvero, è fantastica. No, cosa ho fatto? Volevo vedere il pozzo, non c'è niente però. Va bene, mi sa che non posso fare nient'altro se non guardare una Bakshen e schivare un coltello. Chi cavolo ha tirato quel coltello? Adesso voglio il colpevole qui all'istante. Ero poco attento. Mister Raviel? Oh, no, stai sanguinando! Mi hai protetto! Protetta, protetta. E in ogni caso, questo sanguinamento va fermato velocemente! Per favore, aspetti! Non ci metterò troppo! Non ce n'è bisogno. Questo sanguinamento si fermerà in pochissimo tempo. Non puoi vedere che è una ferita piuttosto profonda! Sarà tanto. È pericoloso se la lasciamo così com'è! Potresti prendere un'infezione da ferita. Per favore, almeno lasciami fermare questo sanguinamento. Fai quello che ti pare. Dai, almeno ringraziala. No, eh? Ah, che tipo questo Raviel. Ok, è fatto. Starei bene per ora. Giusto per essere sicuri, non muovere il tuo braccio troppo per almeno una settimana.
E cosa facciamo noi una settimana senza combattere? Noi vogliamo l'azione, non stare a casa aspettando che il braccio guarisca. Ah. Ma comunque, oltretutto, mi chiedo chi vuole fare questo a te. Da dove è venuto quell'attacco? E come Dio mi ha fatto a colpirti? Forse esaminando il coltello potremmo avere qualche informazione. O anche equipaggiarlo. È lei, chiaro. Mister Reviel? Io credevo di aver sentito la sua presenza, ma non pensavo che lei fosse così vicina. Intendi la tua compagna di anni fa? Ne hai parlato qualche tempo fa, mi pare, ma non ricordo molto. Quindi questo è quello che significa essere ovunque, eh? Ristil. Un attimo, sarà un nome, ma non mi va giù che... Potrei tradurre da islandese. Colon in islandese, no, non credo c'entri quello. Mister Reviel, quello che ti ha tirato... La persona che ti ha tirato il pugnale, la conosce? Questa persona è... Niente che ti interessi. Andiamo, muoviamoci. Ok. Oh, è notte. Beh, si nota in effetti. Capitan Obvio colpisce ancora. NN81. Sì, era piuttosto duro, ma forse un po' è colpa mia perché non ho imparato tante tecniche per l'attacco fisico. Perché dopo ero costretto a aspettare che i punti magia ripristinavano. E poi... No, ma... È la terza volta che ci svegliamo a mezzanotte. Terza volta che ci svegliamo a mezzanotte e andiamo fuori senza far niente. Sì, forse hai ragione, non dovresti entrare lì. Terza volta! Che diamine succederà oggi? Ah, un mondo governato dall'oscurità. Il mondo della notte mi si addice alla perfezione. Però forte ste animazioni con l'immagine. Il freddo perforante nell'aria. Io fermo un attimo il gioco. Il respiro freddo mistico che viene fuori dalla mia bocca. Che poeta che sei, altro che... Un mondo libero da tutti i suoni. Eccetto per il rumore degli insetti e il suono del vento. E oltretutto la perfetta atmosfera serena. Non fallisce mai di stupirmi come il mondo è tranquillo. Guardando su vedo la luna. Brillando come l'argento. La luna brilla allegramente nella solitudine. Brilla chiaramente, sì. Il gleam è il luccichio, la luminosità della luna mi disegna senza fine. Cosa vuol dire? Glitter, che termini aulici stai usando però, Glitter. Luccichio. Il luccichio della luna mi riempie di... le mie speranze di ogni tipo di infinito. Più o meno è così. Cosa è... ma... Un mondo di silenzio ha sorpassato il mondo del rumore. La bestia del rosso è il pulso della vita. Oh, come trovo questo per essere fantasticamente bello. Mi sta inquietando questa cosa, eh? Oh,
come trovo questo per essere un ulteriore mistero. Anche la musica non è io sono un cacciatore. Di cosa? Dimmi di cosa. Io vivo nell'eternità e non sono senza dubbio uno che è a caccia della vita. No, per la vita. Tutti i disturbi, tutte le interferenze sono fuori dalla mia via. Perfetto. Adesso facciamo cominciare la caccia. È la seconda volta che lo dici. Vorrei capire cosa intendi. Caccia di vampiri? Perché? Questa è una fantastica notte. I fastidi di credo intenda come disturbi rumorosi. Tutti i rumori del giorno sono scomparsi. E gli umani hanno lasciato la guardia giù. Hanno abbassato la guardia. Cosa stai progettando, Reviel? Questo è il fantastico posto per cacciare. È sicuramente la migliore opportunità per cacciare. Adesso, perché? Perché non ho assolutamente urgenza di cacciare umani? Tu cacci umani? È un bel hobby nel tempo libero, ecco. Cosa fai nel tempo libero? Oh, caccio umani, niente di che, non badarci. Sono sorpreso che hai portato un'umana. No, sono ancora più sorpreso che sei... che stavi con gli umani invece di cacciarli. Io caccio quando ne ho voglia. Non è un grande problema. In ogni caso, è giusto una questione di farlo prima o dopo. Sì, questo è un dialogo che è avvenuto nel secondo episodio, prima con il suo amico. Prima o dopo? Ma perché non sento il bisogno di cacciarli adesso? Perché non sento il bisogno di cacciarli ora? Forse ti stai affezionando a loro? Il vecchio te sarebbe spaventato da tanti umani, come fossero Satana, ma adesso non sei più come allora. Tutti cambiano, mi spiace. Ma questo è un piccolo villaggio. Gli abitanti qui non hanno potere. La loro vigilanza sui nemici esterni è estremamente bassa. E loro difficilmente hanno l'abilità di confrontarsi con un middle class. E oltre ai vampiri. E con i vampiri, sì. Se lo volessi, sarei in grado di trasformare questo villaggio in rovine, in metà giorno. Facciamo anche 10 ore. 8? Ma perché non lo sto facendo? Io sono in un mondo che non cambia mai, da quel che capisco. L'atmosfera e il vento di notte non sono cambiati di una virgola. La notte è sempre quella. La luna splendente brilla periodicamente, come sempre. E le stelle luccicano come loro fanno costantemente. Tutti questi fenomeni sono occorsi nel tempo e di nuovo nel corso di centinaia di anni. Ed adesso, questa notte è la prima volta che ho un sentimento di disconforto. Oh no, stai sanguinando! Mi hai protetto! Protetta, sì. L'ho già detto prima, sì. Stai pensando quando ha cercato di curarlo. Non dimmi che si sta affezionando a Luna. No, dai, è una cosa romantica. Sì, Ryoku, si fa un casino di pippe mentali, ma il gioco è così. Che stupido. Che ti fai le pippe mentali? Sì, hai ragione.
questo tipo di ferita è solo un graffio per me. Ma più importante, è bellissimo qua che appare l'immagine completa. C'è da chiedersi perché l'ha fatto, ha fatto quello? Perché l'hanno pugnalato? Ah, no, no, scusa, è più importante, perché ha protetto un umano? Perché ho protetto un umano? Rischiando me stesso per un umano? Ti stai affezionando, dai, è scontato. Laundry, vabbè, sì. Tutti i tempi, tutti i momenti passati con Luna ormai sono rimasti impressi nel suo cuore. È così romantico questa cosa. Sarebbe meno romantico se la uccidesse, ma va bene. Che spreco! Worthless. Senza troppa importanza. Ma letteralmente. Senza valore. Sì, ma come esclamazione, come si dice? Un attimo, vedo i sinonimi. Che immeritevole! Ecco, suona meglio. La mia morale è Dampened, cavolo. Si è inumidita. Capisco tutto. Bagnata, smorzata, ecco. Il mio morale si è smorzato. Dovrei chiamare la notte. Intendi dire che vai a dormire? Sì, mi sa di sì. Oh, incontri gente. Una notte fantastica, vero? Va bene che notte non c'è anima viva in giro, ma non mi pare il caso di attaccare il bottone. O di rimorchiare, peggio. Una notte fantastica, pacifica, non è così? Cos'è questa visuale? Ci si guarda negli occhi quando si parla. Il rumore della città era intollerabile per me. Preferisco la tranquillità del villaggio così. Non pensi anche tu così, Raviel? Basata sulla mia asserizione, c'è un vampiro in più in questo villaggio. E devo uccidere quel vampiro. Quello dietro di me, che è considerabilmente forte. Quindi Raviel è un vampiro? Lo stavo immaginando, ma non ero certo. Sono sorpresa anch'io, pensando che tu possa tirare fuori un trucco così incredibile. Un trucco così skillato e abile. Avere l'altro vampiro che non ha invaso il villaggio. Potrei aver trattato la morte di quella donna come una morte improvvisa. Sì, perché prima nello scorso episodio una persona è morta con dei simboli di succhiamento sul collo e non erano succhiotti. No, ho sbagliato frase, perdonatemi. Ryoku dice che le persone fighe si parlano schiena a schiena. E dai, cavolo, sì, ragione. Cioè, visto persona più figa di così? No? Ditemelo. Ma tu non puoi ingannarmi. Ah, scusa, voce femminile. Ma tu non puoi ingannarmi. Ti ucciderò, vampiro. Non ti farò scappare. Ricordatelo. Lasciami dire un'altra cosa. Ti stai facendo l'idea sbagliata su di me. Cosa? Io apprezzerei se non mi prendi per un vampiro tipico che puoi semplicemente uccidere. Ah, e comunque
lasciami aggiungere qualcosa a quello che hai detto tu. C'è attualmente un altro vampiro in questo villaggio. Sì, altri 52. Non è che anche lei è un altro vampiro? Infatti, l'identità di quel vampiro è qualcosa che conosci meglio di qualsiasi altra persona, no? Come hai? In ogni caso, non capisco perché stai perdendo tempo per parlando con me invece che provando a uccidermi. Sì, in effetti hai ragione. Beh, nessun problema. Se non hai intenzione di uccidermi adesso, beh, chiamiamo un truce. Truce. Tregua. Chiamiamo una tregua fino a quando arriverà il momento. Un uccisore di vampiri. Ho pensato che potrebbe essere un fastidio, ma sembra che sei di un altro calibro rispetto agli altri. Questo villaggio senza utilità è diventato più interessante. Grazie per questo. Raviel mi sta seriamente preoccupando. No, Ryoku, non è Twilight questo. Ma si avvicina, si avvicina. Ah, un'altra notte tranquilla. Luna, Luna, dove vai? Com'è che tutti escono alla stessa ora? Siamo in Svizzera, che succede perché tutti escono allo stesso orario? E quelli che dicono voglio ascoltare i gossip. Ah! Vabbè. Ancora tre cuori del sigillo da distruggere. C'è un po' di strada da fare, pensandoci. Beh, almeno so dove dove si trovano. Devo solo trovarli e distruggerli uno alla volta. No, che forte! Posso fare quello che mi pare adesso! Posso iniziare dal dungeon più facile o il più difficile. Il problema è capire qual è. Posso fare quello che mi pare. Bellissimo, bellissimo. Allora, vorrei sentire anche il vostro parere. Quale dungeon vi ispira di più? Adesso vado un attimo a dare un'occhiata. Giusto un attimo, poi torno a vedere gli oggetti, eh. Luna, posso un attimo? Ah, vabbè. Comunque. Sì, parliamo con Luna. Stai uscendo? No, guarda, stavo andando al mercato a fare la spesa, ma mi sono accorto che qui non c'è il formaggio. Sì, sto andando fuori, sì. E anche se lo stessi facendo? Non ti ho detto prima che posso fare quello che mi pare? Beh, sì, mi hai detto, ma è solo che ci sarà un piccolo evento sociale oggi, quindi se potresti venire. Non sono interessato. Dovresti saperlo che Raviel è asociale. E appena hai nominato piccolo evento sociale, lui subito no. Semplicemente non è sociale, Luna. Devi capire questa cosa. Sono occupato. Povera Luna. Mister Raviel? Allora, vediamo, i posti sono il lago Laguz, che è un nome originale, sì. La valle Teiwaz e le rune Kenans. E a seconda dell'ordine dovrebbe essere il lago il più facile. Do un'occhiata veloce, eh. Non ho neanche iniziato, calma. Allora, sembra i nemici non sono neanche troppo forti, in verità. Proviamo. Zero. È piuttosto resistente, sì. Ma non troppo, bello. Sì, sembra sia dungeon non troppo difficile questo. Brave clear level. Ah!
Dice il livello consigliato? O Brave Clear, non ho capito bene. Do un'occhiata qui, livello consigliato e vediamo. Livello 18, sì, roba più impegnativa. Cavolo, questo non posso prenderlo. Perché non ci sono i bug di Layer Trapasser? Cavolo! In RPG Maker questo non sarebbe successo! Ah, dannazione i programmatori bravi! Dannazione i programmatori bravi! E un'ultima occhiata, sono curioso qui. Livello 20, non è il caso adesso. Un secondo che faccio la spesa, visto che il formaggio non l'ho trovato. Ops, mi dovrei salvare in effetti, sì. Si era bloccato un secondo, avevo paura si fosse bloccato il gioco. Invece semplicemente sono uscito dalla finestra. Sai, non è buona cosa nascondersi dietro le case, eh? Vabbè. Allora, non so, la cosa mi pare un po' fastidiosa che possiamo tenere solo 9 oggetti alla volta, ma mi sa che è fatto per il nostro bene. Questo al massimo, ovviamente, questo è ancora uno. Ok, sono a posto. C'è altra roba, aspetta... No, no, scherzavo. Ok, a posto. Mi chiedo se c'è qualcosa che mi son perso qui in giro. A parte i tutorial della gente qui in giro, sì. Allora, penso che gli farò domande riguardo il gameplay un'altra volta, che fargliele tutto adesso mi pare... vuol dire perdere abbastanza tempo. Ti ucciderò, vampiro. Non ti lascerò senza dubbio scappare. Ricordatelo. Sì, fa come ti pare. Per me ci provo e basta. Vabbè, niente di troppo interessante qui. E dovrei anche capire come in famiglia aumentano di livello. Allora, dovrei mettermene altri adesso. Dovrei allenarle altri, tipo. Cavolo, questo meno del famiglio non mi sta proprio a genio. Allora, vorrei provare a allenare questo coniglietto. Lo sapevo io che annullavo il pulsante. Allora, qui, Ice Slashes. Ok, ce l'ho. Cambio un attimo la formazione. Così potrebbe anche guadagnare esperienza. Sperandoci. Vabbè, sfidiamo gente, sì. E iniziamo subito con Light Cross sul lupo, che mi pare... Non ho capito cosa è successo, ma... Aia, ha poca vita in effetti. Anche tu. Mi pare su un unicorno gli attacchi sacri non fanno male. Cioè, ipotizzo. Quelli oscuri sì, però. Allora, il coniglietto dovrebbe ancora resistere una battaglia, spero. Quindi vediamo di... Cos'è quello? Un Umbreon Espeon forma... Non lo so. Accechiamoli, dai. È la volta buona. Uno. Proviamo su questo. Ma è la seconda volta che succede questo o mi sbaglio? Vinto! Yeah! Sono paralizzato. Vediamo se c'è la roba. Mi pare c'è la roba che togliva paralisi. Ecco questo. Oh, non potrei chiedere di meglio. Sempre mostri mi becco. Aia, fa male. Ice Slashes. Bella mossa. Bye bye. È forte questo coniglietto, eh? È salito di livello anche.
cos'è quello? Oddio, cos'è sta cosa? Un leviatano mini, ok. Mi preoccupavo per peggio. Vediamo se è super efficace elettro. Un po', sì, un po'. Cavolo, ho finito il mana, adesso che serve? No, mi è morto. No. Bye bye. Quanta vita c'ha? Aspetta, prima evocherei un famiglio. Ok, ci sono. Vediamo adesso se muori, insomma. Oh, finalmente. Muori. Doppio mancato. Non è... Ha mancato 4 volte di fila. O è il pipistrello molto veloce, oppure sono io che lo spiega. Un primo. Questo qua. No. Il lupo, questo. Ah, questo menù, cavolo. E lo mettiamo in prima fila. E curo un secondo il tipo. Oh, che forte! Posso applicare rigenerazione dal menu. È interessante. No, no, ti ho visto, eh. Anche se in mezzo al lago dovrebbe esserci qualcosa di interessante. Un cristallo. Il sigillo. Questo è un sigillo? Cavolo, l'ho beccato. Proviamo a cercarli, sì. Aia, aia, faceva male. Vediamo di fare qualcosa per questa gente. Occhio di... No, 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 li ho già cercati. Lo scorpione è pericolosuccio. Ah, fatto fuori. Non abilità, bello, speriamo in attacco sia forte. Non lo saprò mai se manca tutti gli attacchi. No, mi è morto. Ma quanti attacchi fa quel tipo? Dai, dimmi che ha un po' di attacco. Forse, no, non lo so, immune agli attacchi fi... Quanto è resistente, è pericoloso questo. Dai, colpisci almeno una... Sono seriamente nei guai. Lupo, vieni, ti prego, che ho dei problemi. Oh, ho colpito almeno una volta, eh. Ce ne metti? And slashes! Quanta illusione c'ha questo tipo? Ehi! Oh, ho colpito, è rimasto con un filo di vita. Vediamo se riesco a colpirlo e finirlo. Sì! Ah, questo era impegnativo. Allora, invochiamo Twisted Horn, che sarebbe... Ah, l'unicorno, sì, sempre utile. E anche un altro. Questo qui, mai visto prima. E gli mettiamo... Bio, sì. Perché no? E vediamo cosa è questo cristallo. Che per me è un sigillo, ma... Sento mana forte venire da questo coso. Coso, traduzione mia. Può essere una sorta di chiave. Sarebbe problematico se... Dovrei attivare ogni tipo di tecnica magica da esso. Non capisco. Ma... Capisco solo che lo lasci in pace per ora. Vero? Cavolo, non posso attivarlo. Ci ho provato. Ryoku dice che il battle script è molto interessante, è fatto bene, e concordo. E dice che l'unico problema sono le mappe. In effetti, sì. Certi punti sono davvero carine. Peccato che...
Tipo qui il lago è totalmente vuoto. Ma la grafica del gioco nel complesso, cioè, come disegnata, è fatta davvero bene. Tipo i nemici, il protagonista, tutto il resto. Ma non si può volere tutto, ecco. Ryoko aggiunge che gli piace molto la fase Pokémon. E concordo. No, lui no di nuovo. Non c'ho Pokémon super efficaci contro sto tipo. Oh oh, contro lui devo solo sperare di avere culo nel beccarlo. No, davvero, nient'altro. Ah, sono fortunato adesso. Allora devo aggiungere. Ma sì, mettiamo. Cambiamo formazione, mettiamo lui. Così guadagno un po' di esperienza. Sempre lui mi pare davanti, vai, sfidiamolo. Aia. Vai. No, ho sbagliato. Sì, vai. Interessante questa mossa. Doppio. Oh, sì, quello che mi facevano sempre le anatre volanti. C'è contrattacco sto tipo, no? No, semplicemente. È potente. Lo voglio. Dove devo firmare per averlo? Dove devo firmare per averlo? Mamma, me lo compri? Riproviamo. Ok. Devo farlo fuori a breve o mi fa fuori tutta la squadra. Cavolo, l'ultimo colpo l'ho mancato. Ci sono? Ci sono? Vinto! Sì, l'ho catturato! Questo menu e io non andiamo d'accordo. Vuoi provare a equipaggiarmelo? No, posso evocarne più di uno. Ah, qualcosa mi sfuggiva. Evocare anche questo che... Non posso. Forse il limite è 4? È vero. Va bene, un attimo che me lo... No, mi tengo questa squadra. Non sapevo potevo avere più gente. Non posso entrare. Una barriera. Potrebbe la barriera... Medium. Ah, potrebbe essere l'evocatore della barriera da qualche parte in questo lago. Potrebbe, sì. Vediamo se posso fare qualcosa. No, niente. L'unicorno è seriamente in problema di vita. Ma son dettagli. Oh cavolo, me l'ha parata questa. Mi autorigenererei l'unicorno. Che ha problemi. È avvelenato, ma è problematico, sì. Non troppo però. Non è morto. Ah. Ok. Attaccherei pipistrello. Ok. Mi è morto l'unicorno, bello. Vinci. Vinci. Allora, evocherei un tipo così. Questo di prima, che era molto forte. E finisci, no. Sì. L'avvelenamento resta, ma non posso farci molto. Però c'è un oggetto che toglie l'avvelenamento. Che era qui, tipo. Dov'era? No, non ho rigenerato la lacrima. Dovrei pensarlo. Dovrei pensare di farlo a breve. Dov'è la roba che toglie? Poison, ecco. Ta-da-da, curato. E gli davo anche questa, perché sono gentile. Neanche questa, dai, c'ho roba da buttare. E devo che evocherei un famiglio in più. Questa di prima, che poverino non, è livello 3, non può fare niente.
Ok, e lo metterei anche in prima fila per insegnargli punti esperienza. Dai, speriamo che se la gadi libero da solo. Qui non c'è niente, va bene, va bene. Oh, sembra che tutti hanno lo stesso parere sul mapping. Pure N81 concorda. E ha completamente ragione con... C'è molto di peggio in giro. Concordo pienamente. Almeno qui ci hanno provato, eh. C'è gente che nemmeno ci prova. Ed è preoccupante. Oh, forte sto tipo. Ma nessuno batte Reviel. Oh oh, c'è l'attacco pronto, vai. È sempre bello. Level up, bello. E sono curioso di vedere se anche l'altro tipo sale di livello. No. Un attimo che lo metto in prima. No, 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 no. Aspetta ancora un po' e vedo se sale di livello a modo suo. Ah, è questa gente che mi pare davanti. Cavolo. Lui, se non sbaglio, ecco, c'era questa. Ma è un attacco normale. Quello sta preparando una magia, è preoccupante. Non c'è una mossa che interrompeva. Non lo so, intanto proviamo a fermare lui. Non ce l'ho fatta. Male. Buttagli una erba curativa. E lui, beh, fai fuori lui. Tu fai fuori lui. Sì, ok. Reviel era nei guai, ma per fortuna adesso è risolto. Quanti famigli mi sono preso. Adesso voglio vedere se il tipo è salito di livello. Nemmeno adesso. Aspetto ancora un po' e dopo lo metto in prima fila. Questo proprio non l'ho visto. E dovevi fare fuori il serpente, che è pericoloso. Molto. Molto. Cioè, contrattacco, cosa c'ha il tipo? Allora, cambierei gente, perché il Red Bird c'ha poca vita. Mettiamo il Mystic Eye. Danza del petalo, dai, proviamo. Oh, è sempre bello vedere queste mosse. È sparito il nemico dall'improvviso, si è disintegrato. E acqua violenta, sì, dai. Un po' debole, ma col tempo potrebbe tornare. Perché non vedo mai i nemici che mi spawnano davanti? Lui, sì. Lui non c'ha magie, quindi gli tocca attaccare. Oh, bellissime queste mosse. Non so perché, ma sono sempre rimasto affascinato dalle mosse che hanno più di un attacco. La prima volta sono rimasto stupefatto dal doppio attacco di Reviel. Tipo, ah, un colpo. Ah, sono ancora vivo. Ah, sei morto lo stesso. Vabbè, lasciate stare. E lì ho visto una cassa, eh. Non pensare che non l'abbia vista. Acqua marina. Che diamine è acqua marina? Emette un'aura del ghiaccio, sì. L'avevo capito, però. Oh oh! Difesa contro l'oscuro. Vai, ci sta. Oh, c'ho delle armi nuove, non le ho viste. Mi aumentano anche le statistiche. Vada così, vada così. Anche di tanto. Subito! E vediamo, proviamole subito. Oh, c'è la tecnica pronta. Nah, la tengo. Nah, la uso. Mi ha avvelenato il tipo. Va bene che non è più importante, ma un po' mi spiace. Proviamo così. Oh, interessante, vediamo.
Oh, 8 danni in più, molto interessante. Oi, aia, aia. Evochiamo un altro tipo, va bene. Sempre tu, vieni. Anatroccolo rosso. E ho vinto, sì. La musica di fine battaglia mi entusiasma. Ah sì, non ho detto prima. Ho intravisto a sinistra un cristallo strano. Sospetto, a mio parere. Ma ho visitato tutto? Per me c'è un punto che non ho guardato. Mi sto perdendo. Oh, adesso sì che posso distruggerla. Mi serve esperienza. Tanta esperienza, aggiungerei. Che però credo userò per salire di livello. E anche per guadagnare tecniche importanti. Perché senza tecniche non posso farcela. Questo colpisce i nemici, subito. Questo è fuoco sempre importante. Posso potenziare le tecniche, una cosa che non me ne ero accorto bene. Tipo Air Slash ha bisogno di un buff. Dai. Sono livello 11, bello. Sto guardando, confrontando le tecniche. Va bene, va bene. Ultima cosa, Dark Slasher vuole potenziarlo, che mi sembra più interessante. Vai. E basta, direi che sono a posto. Pensavo adesso di sconfiggere ancora qualche nemico e poi concludere lo stream, insomma. Perché il boss, scommetto dopo il boss che... No, non sono sicuro. Vabbè, sì, comunque, per sconfiggere i nemici ci metterò comunque un po' di tempo, eh. Quindi, boh, mi diverto qui a sconfiggere nemici per un qualche minuto, dopo mi metto, non lo so, a pensare ad altro. Vediamo com'è forte. Oh, Air Slash potenziato, fa male, tanto male. Ma neanche Dark Slasher fa male. Insomma, gli slasher sono un nome e una garanzia, ecco. Cioè, non, già non sentite slasher, quanto è profonda questa parola. Non c'è modo più facile per guadagnare esperienza. Perché da quel che ho visto, dopo un po' i nemici non respawnano. È strano. Oh, l'ha mancato, meno male, altrimenti moriva. Brutalmente anche, aggiungerei. Non è mo... Come non è morto? Vabbè, tecnica speciale dell'anatra. So che suona male, cioè non ha un grande impatto, eh. Tecnica speciale dell'anatra! No, non è bello. Però adesso che ci penso, mi danno poca esperienza. Nell'altro dungeon ne davano di più. E l'anatra non è ancora morta. Bello. Le ultime parole famose, mi sa. Mi sa molto. Vai, bestia nera. Adesso che ci penso, il nome in italiano è molto più figo dell'inglese. O come l'inglese, ecco. Allora, se non sbaglio, perché non c'è la tecnica del vento che ho imparato prima? Forse dovrei impostarla. È vero, peccato. Oh, capisco adesso! La tecnica speciale non è cista. Semplicemente colpisce più gente.
Ok. E vedere un secondo che tecniche posso impostargli. Togliere questa. Sbaglio sempre pulsanti, cavolo. RPG Maker MV, cavolo. Allora, Wind Whip in particolare. Toglierei anche Thunderbolt perché c'è la versione potenziata e metterei... Fire Axe. E a posto, sì. Guarda un attimo, c'è anche Railings. Ma non è forte come Ice Slashers. Anche se è una mossa in più gratuita. Nah. E c'è sempre questo che mi turba. Bastava romperlo. Chiaro. La barriera non è rotta adesso. C'è probabilmente un altro medium da qualche parte. Mi pare di averlo visto anche. Solo che era irraggiungibile. Adesso do meglio un'occhiata. Forse adesso lo trovo. O forse adesso addirittura posso entrare. Speraci, speraci. Ah. Vorrei provare a usare la mia tecnica del vento per rivelare qualche segreto. Perché sono sicuro ce n'è almeno uno, dai. Tipo quei corridoi. No, no, niente. Lo sapevo, lo sapevo. Cioè, è veramente non lo sapevo, ma vabbè. Quindi ci sono segreti nascosti, eh? A noi. Tipo questo. Scherzavo. Quindi c'è un passaggio che porta a sinistra, a qualche parte, eh? Ma dove? Come si va lì? C'è un passaggio alla sua estrema sinistra. Forse se memorizzando dove si trova potrei entrare qui a destra. E adesso spawnano di nuovi nemici. Ah, vabbè. Oh, l'ho superato. Tipo qui? Sì! C'è un gatto. Ah no, il gatto. Non dire gatto perché non ce l'hai nel... No, è quello di prima che schiva tutti gli attacchi. Vediamo se faccio male qualcosa col vento. Oh, tanto male. È diventata la mia nuova mossa preferita. Che bello. Vediamo se lo schiva tutto. No, mi spiace. Oh, ho trovato il mio Dream Team. Beh, prima oggetto. Bio. Robe biologiche che fanno bene, chiaro. E via l'altra barriera. Via. La barriera dovrebbe essersene andata. Bellissima così. Vediamo se c'è o meno. Non c'è più, bellissimo. Basta che non... Sapevo, hai una cutscene. Sig. Che succede adesso? Mr. Rabbit sembra davvero di cattivo umore. Mi chiedo se ho detto qualcosa di sbagliato. Sono semplicemente troppo fastidiosa. E ti credo tutto il tempo. Mr. Rabbit, Mr. Rabbit, Mr. Rabbit. Mister, dopo un po' è fastidioso, sai? Anche se non troppo. Forse è finita che mi trovo irritante. Dovrei quindi non preoccuparmi di lui? No, mi ha salvato due volte. E andrebbe contro gli insegnamenti del mio mentore non ritornargli favore. Ah! Perché sono così indecisa, anche se ho 18 anni? Che patetico! Sig. E quella chi è? E quello chi è?
È morto? È vivo? Wow! Adesso, perché devi correre così veloce? Ti sei fatto male? Wow, sì, non fa male un casino! Quindi dovrei... curarti velocemente, disinfettare la ferita, applicarti dell'olio... Prima... curiamo la ferita dello stream. Sì, è uno stream questo. Oh, ick! Gli sta dando del vino pesante, che succede? Adesso brucerà un pochino, quindi cerca di sopportarlo, ok? Sì. Non dà fastidio se l'aiuto, vero? Chi sei tu? Cosa vuoi fare? Sì, in effetti le magie curative sono leggermente meglio. Questa è una tecnica magica curativa! Non fa più male! Fantastico! Grazie, signora! E ringraziare Luna no, che almeno ci ha provato, vabbè. Grazie mille per il suo aiuto! No, nessun problema. Non è stato neanche un grande problema, comunque. Oh, dovresti essere Luna, giusto? Sei una persona abbastanza popolare nel villaggio, no? Ho sentito il tuo nome in giro abbastanza lungo, dopo tutto. Non penso che sono così popolare. Non dovresti essere così modesta. Questo è un bel villaggio. È tranquillo, pacifico. E oltretutto, gli abitanti sono abbastanza... persone molto vivaci. Ah, è buono da sentire. Prevedi di essere un dottore viaggiante, errante. Quindi sicuramente è un... questo è sicuramente un traguardo molto commendabile per una ragazza così giovane. Commendabile, quindi... complimentabile, sì. Abbiamo capito. Così mi imbarazza. Comunque anche lei è una persona molto fantastica. Non è il suo modo di usare la magia considerato iniquo? Come ho detto prima, non era neanche un grande problema. Oh, lo so. Che ne dici se ti insegnassi un trucchetto o due? Ok, già lo so. Luna sarà la nostra nuova curatrice di gruppo. Vorresti imparare queste tecniche che ho usato proprio adesso? Sei seria? Ma non c'è modo che posso usare la magia! Oh, e come pensi di saperlo? Non ho potenzialità in magia. E anche se ce li avessi io... Tu hai potenziale magico. Solo che non lo sai. In ogni caso però... perché hai così una bassa conoscenza di te? Le persone sono legate a morire prima o poi. Sono un'esistenza e non possono vivere per sempre. Quindi perché non inseguire il tuo sogno finché puoi? Niente ti può fermare da farlo. Preoccuparti riguardo gli altri... Preoccupandoti degli altri e avendo una bassa opinione di te stessa, cosa mai potrai ottenere? Povera, però così la deprimi. Sembra che ti ho giudicato male. No, penso che ho chiesto a una persona sbagliata. Scusa per fare quell'offerta così in mezzo al niente. Ci sono certamente cose che non sono brava pensandoci. Per favore, aspetti! Stavo solo pensando. La verità, non so di cosa sono capace. Penso che potrei anche essere un cattivo studente.
Pensavo che fossi stato un cattivo studente se avessi accettato la tua offerta. Ma ecco, e se va bene, se te va bene, puoi insegnarmi le tecniche che hai usato adesso? Dopotutto, io credo che la magia sicuramente tornerà in aiuto per un aspirante dottore come me, un giorno. Capisco che è brutale chiederlo così in mezzo a nulla, ma... dopo che lei ha ritirato la sua offerta. Ma se non ha cambiato idea, può per favore insegnarmi quella tecnica? Molto bene. Per me tutto il dialogo che ha fatto che la sopravvalutata era una tecnica per per fargli cambiare idea, insomma, psicologia inversa. Molto bene. Sono io quello che ho iniziato l'offerta, dopotutto. Ti prenderò come mio studente. Grazie mille! Ma prima, puoi promettermi una cosa? Promettere una cosa? Sì, adesso per questi giorni, vediamo, 2 giorni andranno bene. Per questi 2 giorni potresti non dire una parola? Non potresti nascondere la mia esistenza per il viaggiatore che vive con te? Quel viaggiatore? Intendi Mr. Reviel? È un problema, è fatto quindi, vero? Adesso troviamo un buon punto dove posso insegnarti queste cose. No, per favore aspetti! Che c'è adesso? Pensandoci... Non mi ha detto il suo nome? Oh sì, non ci siamo ancora introdotti, vero? Sì, io sono Luna. Luna Winston. Io sono... non lo sapremo mai. Ristil. Piacere di conoscerti, Luna. Va bene. E non sono ancora... ok, per oggi basta, direi. Non ti voglio. Ah, la Kat Sheena respawnati i mostri. Bello. Ci sono. Schivato. Ormai, dopo Karma Flow, niente può farmi paura riguardo lo Stay Alt. Ah, no! Mi ha preso la sprovvista, cavolo! Bene, tecnica in più. Allora vai con... Ice Slashes! Oh, beccato, bello. Vai con Violent Water. Così va bene. Perfetto. Direi che possiamo tornare ad Algiz. Ed la tipa è sparita. Stavo per chiamarla Nadia, ma ho troppa abitudine. Allora, mi sono curato 200 volte. E direi che posso salvare, concludere qui tutto il resto, eccetera, eccetera. Ok. Non so perché io ho l'abitudine di usare più slot di salvataggio, ma vabbè. Pareri miei. Direi che... 110 minuti di stream sono abbastanza, ecco. Quindi direi che posso benamente concludere qui lo stream. Vi saluto e ci vediamo quando capita, prossima volta, insomma. A dopo, ciao! Lui, almeno una volta devo mostrarlo nel streaming, insomma. Perché sì. Ciao!